Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi la Chiesa, fratelli e sorelle carissimi, celebra la festa di San Marco, che nella nostra diocesi è festa a doppio titolo. Voi sapete che San Marco è il patrono principale di Latina, quindi della diocesi nostra di Latina, Terracina, Senza e Viverno, e insieme a Santa Maria Goretti, tra l'altro. E quindi in cattedrale oggi a Latina è addirittura solennità. E Marco, sapete tutti quanti, è l'evangelista che ci sta accompagnando in questo anno liturgico. Abbiamo la scorsa settimana abbiamo concluso gli incontri biblici dedicati a questi evangelisti, che abbiamo conosciuto un po' meglio proprio leggendo il passo che abbiamo proclamato durante il Vangelo, e l'abbiamo sentito nominare esplicitamente al termine della prima lettura. San Pietro dice chiaramente: vi saluta la comunità che è stata eletta come voi, dimora in Babilonia, e anche Marco, figlio mio. Chi ha partecipato agli incontri biblici sul Vangelo di Marco conosce il legame strettissimo che c'era tra San Marco e San Pietro. Vi leggo, ecco, il martirologio romano, quindi cosa scrive riguardo San Marco. Ad Alessandria, lui è lì che è morto, ed è stato anche vescovo di Alessandria, il natale del beato Marco Evangelista, questi discepolo ed interprete dell'apostolo Pietro, pregato in Roma dai fratelli, scrisse il Vangelo, secondo la predicazione di San Pietro, col quale si andò in Egitto e per prima, annunziando Cristo in Alessandria, gli fondò la Chiesa. È il fondatore della Chiesa di Alessandria, che era un grandissimo centro a quei tempi. Alessandria fu fondata, penso che lo sappiate, da Alessandro Magno, per questo che si chiamava Alessandria, ed era un grandissimo centro dell'Egitto di quei tempi. E poi, preso per la fede di Cristo, legato con funi e trascinato fra i sassi, fu gravemente tormentato, quindi chiuso in carcere. Prima fu confortato da una visione angelica e finalmente, apparendo lo stesso Signore, fu chiamato ai Gaudi Celesti nell'anno ottavo di Nerone. L'anno ottavo di Nerone vuol dire il 62 dopo Cristo, perché Nerone fu imperatore di Roma dal 54 al 68 dopo Cristo, e quindi l'anno ottavo era il 62 dopo Cristo, pochi anni prima del martirio dei Santi Pietro e Paolo. Questa è la storia di San Marco. È interessante meditare un pochino oggi sull'esortazione che San Pietro ha rivolto ai suoi discepoli e ai destinatari della lettera nella prima lettura, che è un po' la quintessenza sia del cuore di San Pietro e della sua predicazione, che poi Marco ha raccolto e egregiamente sintetizzato nel suo Vangelo, che sappiamo che il Vangelo di Marco è più breve ma è anche uno dei più forti e incisivi, quindi poche cose essenziali e importanti. Un Vangelo molto molto mariano, fa come la Madonna, che dice poche cose importanti. La cosa più importante che San Pietro ci ricorda è: rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri. Cita l'Antico Testamento: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, e subito dopo chiama in causa il combattimento contro il diavolo. State temperanti, vigilate, il vostro nemico il diavolo, come un ruggente, va in giro cercando di divorare. Resistete ai saldi nella fede. Il diavolo è il re della superbia, ma dobbiamo fare molta attenzione, perché la superbia è il primo vizio capitale, ma è quello meno conosciuto, a cui meno si fa caso, e assicuro meno confessato. Sono rarissimi i casi in cui i penitenti si accusano del peccato di superbia, eppure c'ha tantissime manifestazioni. E pensate che i maestri di spirito dicono che è talmente radicato in noi questo vizio che noi moriamo, l'anima esce dal corpo subito, la superbia esce dopo 2 minuti, quindi rimane un altro po' a fare un altro po' di sosta e poi si dilegua. È una brutta bestiolina, c'ha varie modalità di manifestazione, molto molto comuni tra cristiani. Il superbo si vede come è dagli atteggiamenti, dal fare che c'ha altero, da come si rivolge nei confronti del prossimo. Generalmente manca di dolcezza, manca di mitezza, manca di umiltà, vuole sempre avere l'ultima parola, c'ha sempre ragione lui, sta sempre a criticare i difetti degli altri e invece a elogiare i presunti pregi propri. Difficilmente perdona, mai chiede perdono. Guardate, proprio il distintivo del superbo è che non chiede perdono mai.
perché lo ricordate sempre che è più facile perdonare piuttosto che chiedere perdono, perché quando uno chiede perdono si deve umiliare. E noi perdono dobbiamo chiederlo tante volte, ecco perché uno dei più grandi antidoti contro la superbia è la confessione frequente, purché la confessione frequente sia fatta bene, perché pure la superbia forse si manifesta pure in confessionale, perché quando uno andiamo in confessionale e pensiamo di non avere peccati, o diciamo di non avere peccati, o addirittura quando uno si confessa, capite? Cioè, io posso dire mi sono arrabbiato, oppure posso dire, beh, l'altro giorno ho incontrato quel tipo, mi ha fatto venire un nervoso, a un certo punto mi sono arrabbiato. Ma io così non sto dicendo che mi sono arrabbiato, sto dicendo che quello che ho incontrato mi ha fatto arrabbiare, anche il nostro linguaggio. Sono piccole cose, capite? La superbia è una piofra malefica, cioè ha dei tentacoli grossi e dei tentacoli piccoli, quindi fa fare piccoli peccati e a volte può fare grandi peccati, perché poi il superbo per antonomasia è l'ateo, quello che disprezza Dio, quello che bestemmia, quello che fa come gli pare, tutto e per tutti, no? Quello è proprio il superbo doc. Però dobbiamo fare attenzione perché ci sono una montagna di difetti comuni e quotidiani che sono proprio del superbo. Il superbo è impaziente, perde facilmente la pazienza, non sopporta i difetti di chi sta intorno, si sta sempre a brontolare, a lamentare, quindi tutta quanto una serie di comportamenti molto frequenti hanno tutti questo minimo comune denominatore. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo fare, perché ogni volta che noi facciamo un atto di superbia, disgraziatamente diventiamo un po' più somiglianti al diavolo, perché il principe dei superbi è il diavolo, e dissomiglianti da Gesù e da Maria. Gesù ha detto insieme al Vangelo: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. E cosa ha detto la Madonna nel Magnificat? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta a Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. E San Pietro ci ricorda: Dio resiste ai superbi, dice il Salmo, li guarda da lontano, agli umili invece va tanta grazia. Non è la virtù più grande, no? Se vi chiamano a qualche quiz e vi chiedono qual è la virtù cristiana più grande, Gesù gli risponde immediatamente qual è? La carità, ce lo dice San Paolo. Le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma tutta la più grande è la carità. Ma qual è la virtù più importante? È l'umiltà, perché se non sei umile sicuramente la carità non ce l'hai. Immaginate un superbo che c'ha carità, con chi? Con nessuno. Un superbo che ama Dio, ma non esiste. Ecco, capite? Quindi chiediamo al Signore, Maria Santissima, a San Pietro. San Pietro ha dovuto fare una brutta scuola d'umiltà. Secondo voi San Pietro era un po' superbo prima della passione? Un pochino. Quando nell'ultima cena cominciava a dire: io, Signore mio, con te vengo anche alla morte e alla prigione, Gesù gli dice: Pietro, buono. No, stai tranquillo, ci penso io. Pietro è dovuto passare per questa cosa, è ricordato per tutta la vita. Vedete, anche chi vi parla purtroppo ci ha avuto qualche grosso problemino con questo vizio. Sapete come fa questo Signore a fartelo bene togliere? Ah, ti porta bene, ti fa vedere bene alcune cose di te stesso. Te le fa proprio vedere bene, perché noi siamo sempre poco convinti che abbiamo combinato, stiamo sempre a giustificarci da tante cose, però sono quelle circostanze della vita che ti portano a dire come sono proprio sbagliato, alla grande, e ci brucia dentro, appunto, quel bruciore interno è il fuoco che brucia la superbia e ti abbassa un pochettino. Ecco, San Pietro, se non avesse vissuto quell'esperienza lì, non sarebbe stato quel grande che è stato, perché era un sant'uomo, schietto, bello, tutto di un pezzo, retto, fedele, e tutto questo, ma gli mancava questo tassello. Doveva essere molto umile, perché per essere un buon pastore bisogna essere molto umili, altrimenti non si adatti per il regno di Gesù, perché non si rappresenta Gesù e Maria, diciamo prima, si rappresenta il diavolo, se uno non è umile, pure se è stato ordinato prete, pure se è stato ordinato vescovo. Quindi tutti chiediamo in questa Santa Messa al Signore che ci aiuti a crescere in questa nascosta ma importantissima virtù, senza la quale tutte le altre virtù traballano, perché sono macchiate dal disordinato amore di noi stessi, il desiderio della nostra eccellenza, che caratterizza la superbia e che è tanto invisa a Dio e tanto dissimili ci rende da Lui.
Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siamo.